Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si calcola la distanza tra due punti. Vi ho proposto due esercizi perché è importante notare come la formula per calcolare la distanza tra due punti sia molto più semplice nel caso in cui i due punti abbiano una delle due coordinate uguali. Infatti, nel primo esercizio A e B hanno la stessa x, mentre nel secondo esercizio A e B hanno la stessa y. Se andiamo a disegnarli nel piano cartesiano, infatti, vediamo che A e B sono allineati e allo stesso modo di qua A e B hanno la stessa y e quindi sono allineati. Per calcolare la distanza, cioè il segmento AB, la formula è molto semplice. Dobbiamo fare il valore assoluto di quello che hanno di diverso, quindi in questo caso dobbiamo sottrarre le y, in quest'altro caso dobbiamo sottrarre le x. Quindi qui abbiamo 3 meno 9 che fa meno 6 e il valore assoluto di un numero negativo è sempre il numero senza il segno, quindi per capirci 6. Graficamente potevamo vedere infatti che questo segmento era lungo 6, perché 9 meno 3, questi scacchetti erano proprio 6 scacchetti. Allo stesso modo di qua, per trovare la lunghezza AB, visto che hanno la stessa y, vado a fare il valore assoluto della differenza delle x, quindi ho 1 meno 4 che fa meno 3, in valore assoluto quindi 3. Infatti anche dal grafico si vedeva che questo segmento era lungo 3. Nel mio caso l'unità di misura è 1 scacchetto uguale 1, quindi 3 scacchetti uguale a 3. Questi erano i due casi semplici. Facciamo il caso difficile, cioè il caso in cui A e B non hanno alcuna coordinata uguale. In questo caso quindi non possiamo applicare nessuna di queste due formule, per cui innanzitutto andiamo a fare il disegno. Quindi A si trova qui, meno 1, 3, e B si trova qua, 2 e meno 2. Il segmento è questo e per sapere quanto è lungo devo andare a applicare questa formula. Devo fare la radice di la differenza tra le x, quindi meno 1, meno 2, tutto elevato alla seconda, più la differenza delle y, quindi 3 meno meno 2, attenzione alla regola dei segni, meno meno 2, meno per meno più, quindi in realtà devo fare 3 più 2 alla seconda. Quindi meno 1 meno 2 fa meno 3, elevato alla seconda, voi sapete che un numero elevato alla seconda fa sempre più, quindi 3 alla seconda 9, 3 più 2 5, 5 alla seconda fa 25, e 25 più 9 fa 34. Quindi il segmento AB è lungo radice di 34. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Questa volta ho tre punti e quello che voglio fare è andare a calcolare il perimetro di questo triangolo. Andiamo a disegnarlo nel piano cartesiano. Il punto A ha coordinate 2, 1, quindi due scacchetti a destra e 1 in alto. Il punto B ha coordinate 5, 1, quindi 5 scacchetti a destra, 2, 3, 4, 5 e 1 in alto, qui. Il punto C ha coordinate 2, 7, quindi 2 e 7 qua. Congiungendo otteniamo il triangolo ABC. L'esercizio chiede di andare a calcolare il perimetro. Dobbiamo calcolare la lunghezza di tutti e tre i lati. Il lato AB noto che ha la stessa y e quindi usiamo la formula più semplice. Faccio la differenza di quello che hanno diverso, quindi le x, 2 meno 5 che fa meno 3, in valore assoluto 3, quindi AB è lungo 3. Poi noto anche che AC ha la stessa x, quindi per calcolare la lunghezza AC uso anche qui la formula ridotta facendo la differenza delle y, 1 meno 7 che fa meno 6, in valore assoluto 6. Ultimo andiamo a calcolare il segmento BC che ha tutto diverso, sia le x che le y, quindi andiamo a applicare la formulona. Differenza delle x, 5 meno 2 tutto alla seconda, più differenza delle y, 1 meno 7 tutto alla seconda. 5 meno 2, 3, elevato alla seconda, 9. 1 meno 7 fa meno 6, meno 6 alla seconda fa più 36. 36 più 9 fa 45. Quindi il perimetro si ottiene sommando i tre lati. 3 più 6, 9, e questa radice rimane così, non si somma con niente.
Per cui il perimetro di questo triangolo rettangolo è questa schifezza qui. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene il mio motto sa che è questo. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata.